Cari amici, i compagni hanno trovato finalmente una guida all'altezza della situazione, un leader che possa riunire tutte le anime della sinistra e incanalarle nel solco della tradizione del grande Partito Comunista Italiano. Avrete dunque capito che non sto parlando di Nicola Zingaretti, attuale leader del PD, un rispettabilissimo politico che però in quel grande partito comunista avrebbe al massimo portato il caffè durante le riunioni del Comitato Centrale. No, il nuovo leader di cui sto parlando è la ballerina Ether Parisi, che domenica, ospite a Che Tempo Che Fa, ha salutato tutto il pubblico alzando al cielo il pugno chiuso. Ha poi spiegato che a suo modo di vedere, il pugno chiuso simboleggia la difesa dei diritti dei diversi. Lei si batte, diciamo, da tempo per i diritti degli omosessuali. La simpatica e brava Ether Parisi, di cui mi dichiaro fan, questa volta ha sbagliato perché il pugno chiuso per il mondo libero è simbolo di oppressione. Anche degli omosessuali. Il pugno chiuso nasce in Spagna, durante la guerra di Spagna, come gesto antifascista si eseguiva in questo modo, con il pugno destro quasi a toccare la testa. Nel 68 il braccio destro diventa il braccio sinistro, steso, però appunto dicevamo che il pugno comunista è un simbolo di oppressione anche per gli omosessuali, che venivano regolarmente perseguitati, soprattutto dall'idolo delle masse, dal ribelle romantico, che di romantico non aveva nulla perché era un assassino spregevole, Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara voleva una Cuba più socialista, ma anche più virile, e quindi fece imprigionare nei lager gli omosessuali. Il pugno comunista comunque ha causato 20 milioni di morti in Russia, 65 in Cina, 2 in Cambogia, 2 in Corea, 1 in Vietnam, un altro milione nell'Europa dell'Est, e sono stime benevole. In Unione Sovietica i cittadini erano stritolati dall'apparato di polizia, erano imprigionati e fucilati al termine di processi farsa fondati su confessioni storte, con la tortura o con il ricatto, confessa o caccio dentro anche tua moglie. In alternativa alla fucilazione si spalancavano le porte dei gulag e dei lavori forzati. Con la classica condanna era la decina, di cui parla spesso Solženicyn, cioè 10 anni di tanto per iniziare, rinnovabili e sempre rinnovati all'infinito, fino alla morte. Serviva forza lavoro a costo zero e i prigionieri erano perfetti come schiavi, su questo si reggeva l'economia russa. Nei gulag furono deportati milioni di dissidenti reali o presunti. Gli ebrei, omosessuali e intere categorie di cittadini ritenute troppo borghesi per entrare nel mondo paradisiaco dei soviet. Ripeto, non ce l'ho certo con la Parisi di cui sono fan, però riconsideri il pugno chiuso. Speriamo inoltre che altre donne nel mondo dello spettacolo, in contrapposizione, non facciano il saluto romano nel salotto TV di Fazio, anche perché Fabio potrebbe seriamente svenire.